Ultima partita del girone, Italia-Irlanda, sta iniziando. Sono appena salito in macchina, pronto a dirigermi al bar dove guarderò la partita assieme ai miei amici. Oggi ho la maglia che avevo la prima partita del girone contro il Belgio a Lione, direttamente allo stadio. Speriamo che ci porti bene, speriamo che ci porti bene anche in previsione della partita con la Spagna, dato che ovviamente la Croazia ha battuto la Spagna, quando io nel video avevo detto probabilmente la nostra avversaria sarà la Croazia, e invece è successo proprio il contrario. Troveremo la Spagna lunedì. Non sarà facile, ma noi dobbiamo vendicare un 4-0 in finale di 4 anni fa. Potrebbe essere la volta buona, proprio questa. Incredibile, ma siamo riusciti ad andare peggio rispetto alla Svezia. Un passo indietro ancora una volta con 8 cambi rispetto all'ultima partita. Come al solito speriamo nel secondo tempo, ma tanto questa partita è abbastanza inutile. Però era utile per vedere qualche giocatore nuovo che per adesso non ha incantato. E alla fine siamo caduti sulla partita più facile, sulla partita inutile, la partita giocata col turnover. Diciamo che non era prevedibile, però la concentrazione non poteva essere al massimo rispetto alle altre partite. E si è visto che quando giochiamo senza quel mordente, senza quella voglia che ha sempre contraddistinto le formazioni di Conte e soprattutto questa Italia, facciamo queste figure barbine, e andiamo a perdere contro quella che probabilmente era essere la più debole del girone e comunque riesce anche a qualificarsi come miglior terza. L'unica cosa che mi viene da dire è: l'Italia è stato un fuoco di paglia contro il Belgio o potrà continuare a esprimere quel calcio? Qual è la vera Italia? Quella contro il Belgio o quella che abbiamo visto nelle successive due partite? Lo scopriremo lunedì contro la Spagna, e non sarà facile, ma forza azzurri!